la premiazione per la sezione saggio. E il premiato è Francesco Martillotto con il saggio dal titolo Torquato Tasso, Peregrino Errante. La motivazione, chiediamo scusa, dell'interruzione. Martillotto, in questo breve ma significativo saggio sul Torquato Tasso, autore del quale, al quale ha dedicato e dedica tutt'oggi grande attenzione, analisi e studio, mette in luce la componente errante o girovaga del poeta e con essa anche quella di alcuni personaggi delle sue opere. Viaggi fisici, spostamenti, peregrinazioni, ma anche viaggi mentali, stati di allucinazione e di spiazzamento, di divagazione e di ricerca. Il titolo dell'opera presentata è Torquato Tasso, Peregrino Errante di Francesco Martillotto. Grazie, buonasera. Dunque premetto che comunque al Tasso dedico un po' di anni, allorquando ai corsi di storia della lingua italiana c'era un corso monografico sulla lingua epica del Tasso, poi sono venute la tesi di laurea, la tesi di dottorato e poi i vari articoli sulla rivista che si pubblica a Bergamo, studi tassiani e gli altri, e poi ultimamente una monografia sul Tasso epistolografo. Io estrapolo solamente due parti perché, cioè, sono tre pagine, però poi la cosa tedia alquanto. Domina nella parabola esistenziale e spirituale del Tasso quella che Giovanni Getto, uno dei maggiori biografi anche critici del Tasso, chiama intricata geografia a proposito dei continui spostamenti da una città all'altra, tra fuga e ritorni, alla ricerca di una quiete sempre agognata, ma mai veramente raggiunta. Il poeta sorrentino aspira costantemente a un porto sicuro e tranquillo ove rifugiarsi, costante in lui, infatti, il mito della corte. Ma non lo fa solo biograficamente, in quanto la sua è una ricerca anche della risoluzione dei contrasti che nascevano all'interno delle sue opere, il cosiddetto bifrontismo tassiano. Ne parla Gianfranco Caretti, che ha insegnato letteratura italiana proprio a Firenze per moltissimi anni. Un bifrontismo culturale, ideologico, stilistico, l'unità e la varietà della liberata, il docere e il delectare, il bene e il male, l'inferno e il cielo, sempre a proposito del suo poema maggiore. Da una parte dunque la decadenza rinascimentale, dall'altra l'autoritarismo contro il riformistico al quale adeguarsi, da una parte la voluttuosa liricità, ad esempio il canto sedicesimo della liberata e il canto in cui c'è Rinaldo e Armida nel giardino appunto di questa maga, dall'altra una poesia dal respiro cosmico e religioso, il mondo creato, è una delle ultime opere tassiane, e la rielaborazione del poema maggiore sfociato poi nella Conquistata, che fu pubblicata a Roma da Facciotti nel 1594, un anno prima che il poeta morisse. Esperienza biografica e relativa produzione artistica, e lui si unificano, coincidono. Un poeta sradicato sin da piccolo, non solo dal seno della madre Porzia De Rossi, morta nel febbraio del 56, ma anche dalla nativa Sorrento, e in cerca di radici nelle continue peregrinazioni al seguito del padre Bernardo. Da una parte, dunque, un uomo poeta che cerca una sistemazione a corte, isolandosi nello studio, dall'altra, la sua vissa erratica e peregrinante, che si rifà al topos del viaggio, virgiliano e domenico. Leggo solamente un'ultima parte. Il viaggio è allora per il Tasso il tentativo di sottrarsi a quella realtà istituzionale in cui appare racchiusa e disciplinata tutta la sua cifra biografica. Anche i personaggi delle sue opere viaggiano ed errano. Carlo Ubaldo, ad esempio, nel sedicesimo canto, quando vanno a liberare Rinaldo dalla maga Armida, e poi c'è il sintagma peregrino errante che compare tantissime volte nelle opere tassiane. Facendo una ricerca con la Liz, questo sì di Roma, della letteratura italiana, si può vedere come compare dalle liriche alle opere epiche, la liberata, Rinaldo, eccetera. Dopo un labirintico peregrinare fra tantissime città italiane, nasce a Sorrento, poi studia a Cava dei Tirreni,
poi si reca a studiare a Padova, dove assiste alle lezioni dell'Aristotelico Sigonio, poi a Venezia, dove pubblica il Rinaldo, poi alla Corte degli Este, a Ferrara, poi ancora ad Urbino, a Pesaro, a Mantova, a Torino, insomma, e gira parecchi italiani per poi fermarsi a Roma. Dopo un labirintico peregrinare fra tantissime città italiane, il porto di Pietre e Pace lo trova solo negli ultimi giorni di vita, lontano dalla corte e dall'accademia, nel solitario convento di Sant'Onofrio sul Gianicolo. Il cuore inquietum del poeta può finalmente riposare, non più nella vita terrestre, cioè la presente, che lo ha condotto alla sepoltura, dice lui, mendico, ma in quella più vera, come scrive nell'ultima lettera all'amico Costantino, nell'ultima lettera poco prima della morte. Lui scrive lettere dal 56 a Vittoria Colonna fino appunto a pochi mesi prima della morte. Grazie.